Benvenuti all'edizione della sera del TG di Nettuno TV e Radio Nettuno, benvenuto a chi ci sta seguendo attraverso il nostro sito www.nettunotv.tv. Oggi 25 aprile, festa della liberazione, diverse le iniziative che si sono tenute anche nella nostra città, partiamo da quella che c'è stata a Montesole, in particolare nel cimitero di San Martino di Caprara, dove era presente il nostro arcivescovo Monsignor Matteo Maria Zuppi, insieme al ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio, che hanno tenuto l'orazione solenne insomma di questa commemorazione. Sentiamo l'intervista realizzata all'arcivescovo dal nostro direttore Francesco Spada. Un luogo importante dove lei viene sempre con piacere. Vengo con piacere, anche con sofferenza ovviamente, perché è un luogo di dolore, è un luogo dove il Cardinal Bifi ha voluto una presenza così importante come quella della famiglia di Dossetti, e l'ha voluta proprio perché è un luogo di memoria, quindi di preghiera, di intercessione, un luogo alto dove chiedere il dono della pace che è per tutti. Noi la godiamo e proprio per questo dobbiamo intercedere e lavorare perché ci sia la pace nel mondo. Senta, c'è da preoccuparsi in quello che sta succedendo nel mondo? Lei ha conosciuto situazioni drammatiche, c'è da preoccuparsi? C'è sempre da preoccuparsi, il male non è mai qualcosa che possiamo prendere con sufficienza o addirittura non accorgercene. Il male è una sfida, il male continua a dividere, a mettere gli uni contro gli altri, ad armare le mani, a armare i cuori, a intossicare le menti, pensiamo soltanto al terrorismo. E quindi credo che c'è una grande attenzione che dobbiamo rivolgere tutti e un coinvolgimento di tutti quanti. La pace è un bene che non possiamo mai permetterci di perderlo, e soprattutto per chi verrà dopo di noi. Noi abbiamo goduto di 72 anni di pace grazie anche al sacrificio di tanti, e credo che dobbiamo anche sacrificarci noi, perlomeno in quest'altro modo, cioè lavorando per la pace. E in questa occasione il ministro delle infrastrutture, Graziano Del Rio, è tornato ad auspicare un esercito unico europeo. Ancora l'intervista di Francesco Spada. Un luogo importante di memoria, un luogo dove lei ha detto da un fatto negativo, poi in realtà è nato un germoglio che ha dato tanta positività. Sì, è così. Se pensiamo agli orrori della guerra, se pensiamo alla strage di questi innocenti, le centinaia di persone, sembrava tutto inutile, invece il loro martirio ci ha consentito di ripartire, di avere la più bella Costituzione del mondo, di avere la libertà, la democrazia, lo sviluppo del nostro paese e soprattutto la pace, che è un bene preziosissimo e su cui dobbiamo continuare a lavorare insieme. Qui c'è la scuola di pace, quindi è un luogo importantissimo. Abbiamo bisogno di continuare a lavorare per la pace, che nessuno pensi che la guerra sia una delle soluzioni ai problemi del mondo. Senta, ha lanciato l'idea, anche la speranza, un sogno di vedere un esercito europeo a presidiare la pace. Sì, l'Italia ha già detto più volte che è favorevole a una difesa comune europea. Questo vorrebbe dire poter concentrare e ridurre le spese militari e invece concentrare gli sforzi dell'Europa per il mantenimento della pace, per esempio nel Mediterraneo, oltre che sulle confini orientali. Quindi dobbiamo darci un'ambizione diversa, dobbiamo costruire davvero un'Europa che abbia in comune anche la difesa. Un passaggio anche sulla politica in questo 25 aprile, rappresenta la celebrazione a Montesole anche il deputato del PD Andrea De Maria, il nostro direttore Francesco Spada non ha mancato di chiedergli anche un passaggio sulle primarie che ci saranno per il Partito Democratico domenica prossima. Questo è un luogo importante, storico, lei tra l'altro è stato sindaco in queste zone per tanti anni, cosa significa essere qui e ricordare il 25 aprile a Montesole? Io penso che la comunità di Marzabotto, di Monzuno, di Grizzana, di Montesole abbia un grande merito. È stata colpita da un eccidio terribile, il più grande eccidio di civili compiuto dai nazifascisti in Europa occidentale, e ha risposto invece che con l'odio e con la vendetta, con una cultura di pace, di dialogo, di confronto e con l'impegno per promuovere la pace fra tutti i popoli e in tutto il mondo. E oggi di questo messaggio, di questa idea, l'Europa, l'Italia hanno un grandissimo bisogno, e che lo si ribadisca oggi a Marzabotto è molto molto importante. Senta, il giorno dopo Orlando in piazza Santo Stefano, le primarie, una domanda è normale, Prodi dice tutti a votare per dare un segnale anche ai dirigenti del PD. Allora, io il 25 aprile non faccio dichiarazioni di voto per le primarie, dico che è un bene per la democrazia, per tutto il centro-sinistra, per tutto il Partito Democratico, se tante persone che seguono il PD, che vogliono bene al PD, che sono iscritti, militanti, elettori o che comunque guardano al PD, vengano a votare alle primarie, votino chi preferiscono, come è giusto in un congresso democratico, ma una partecipazione che fa bene alla democrazia e fa bene al Paese.
Oggi era presente in città anche la Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini. In Piazza del Nettuno ha tenuto la celebrazione, la consegna delle corone d'alloro al Sacrario dei Caduti e ha lanciato proprio da Piazza del Nettuno qui da Bologna un appello a Zuckerberg, il fondatore di Facebook, cancellare le pagine numerose su Facebook che inneggiano al fascismo. Sentiamo il passaggio. Ho scritto perché penso che si debba prendere atto e si debba anche prendere dei provvedimenti. In Italia questo è un reato e dunque non si può dire semplicemente che Facebook non si occupa della legislazione nazionale ma solo di policy internazionali, anche perché il nazifascismo è stato un fenomeno che ha colpito tanti paesi e tanto sangue è stato speso per liberare l'Europa da questa occupazione. Quindi penso che appunto bisogna provvedere e io mi auguro che venga fatta una riflessione su questo e mi auguro che ci sia un segnale positivo. Io ho raccolto una denuncia dell'ANPI, l'ANPI ha fatto una ricerca, ci sono 2700 pagine di Facebook che sono di ispirazione nazifascista e 300 chiaramente apologetiche e dunque ho detto che questa è la situazione del nostro paese e ho chiesto un'attenzione su questo, di chiudere queste pagine della vergogna. Ecco, mi auguro che lo faccia. Penso che il 25 aprile sia una ricorrenza sentita nel nostro paese e dunque mi ha fatto molto piacere vedere questa partecipazione e anche dire che appunto la libertà non è per sempre. In questi 70 anni la nostra libertà è stata tante volte minacciata, ci sono stati tanti tentativi, no, di metterla in discussione, questa libertà, questa democrazia, e dunque tutti devono essere partecipi alla vita democratica, devono far parte della vita della città, della vita del paese, fare organizzazione, partecipare alle associazioni, questa è democrazia. E durante il suo discorso in Piazza del Nettuno il sindaco Virginio Merola è tornato anche sulle elezioni, la prima tornata di elezioni in Francia, ha detto: guardando al voto in Francia di domenica possiamo dire che sono arrivati dei messaggi importanti, li dobbiamo ascoltare attentamente ed è per questo che parlo di patria e non di nazione, quindi ha ricordato l'importanza di avere un'Europa unita. Sentiamo il passaggio in cui ha detto questo. La celebrazione di questo 25 aprile deve unire a questo momento di gioia, giusto, è un momento di gioia questo, anche una riflessione fra di noi, un impegno comune fra di noi, perché questa festa rappresenta l'essenza della nostra patria. Patria, ho motivi per utilizzare questo termine, come ho già fatto venerdì scorso qui quando abbiamo festeggiato la liberazione di Bologna. Patria contro il fatto di non rassegnarsi ad essere 28 staterelli alla deriva, ma Europa come patria comune. Un'Europa che prenda consapevolezza da noi, dai cittadini di queste città europee che vogliono restare fermamente in Europa, che oggi l'Europa è divisa tra staterelli che pensano di essere troppo piccoli e quelli che non si sono ancora accorti di essere piccoli davanti allo scenario che abbiamo insieme e al quale insieme dobbiamo reagire. E in mattinata ci sono stati anche circa 400 partecipanti del corteo antifascista partito in mattinata dalla Bolognina diretto al Pratello per festeggiare la liberazione, tutti appartenenti alle realtà antagoniste della città. Qui vediamo le immagini postate sul sito del Resto del Carlino, c'erano quindi persone che ruotano intorno all'XM24, a Obo, a Crash, anche Wagon 61 e anche le femministe. Durante il corteo sono state fatte alcune scritte volgare contro lo Stato sulla faccia dell'XM24 e dell'ex Telecom di via Fioravanti, imbrattato anche il monumento della Shoah con la scritta Palestina libera. Questo corteo era stato annunciato già nella giornata di ieri, autogestione e resistenza erano state le parole chiave già annunciate. Tutto questo è successo questa mattina per ricordare la festa della liberazione, ma noi vogliamo riproporvi anche una memoria storica di quello che fu col 25, anzi 21 aprile, perché la liberazione nella nostra città fu il 21 aprile, cosa successe quella mattina quando arrivarono i soldati.
Era a raccontarci tutto questo, c'è una persona, abbiamo ospitato una persona che era presente quel giorno, che ci racconta cosa vide, una persona che ha anche studiato lungamente i temi della liberazione e del post-guerra. Si tratta di Monsignor Giuseppe Stanzani. Quel giorno ci svegliamo presto, tutta la notte avevano corsi dei carri che uscivano dalla città e scappavano vigorosamente, e c'era una gran frenesia di cose. Si era sparsa la notizia che la guerra stava finendo e comunque in campagna erano già stati liberati, diciamo, nelle zone di Medicina, e sentivo suonare la campana del podestà a lungo vuol dire un paio d'ore. E che quindi tutti si riversavano nelle strade, finita ci sono gli alleati che entravano in città. Vennero avanti prima le truppe a piedi, erano davanti i polacchi, erano seguiti da altre truppe alleate. I polacchi avevano costituito un corpo a fianco degli alleati, erano fuggiti dalle loro zone, erano andati in India, erano stati preparati dal generale Anders e, guidati dal generale Anders, entrarono in città. Dietro di loro americani, inglesi, francesi e sudamericani. Dietro di loro c'erano i carri armati ed entrarono tutti in città e in Piazza Maggiore. Piazza Maggiore è ancora sul Crescentone, è molto sbrecciato da una parte di via Clavature, perché i carri armati nel salire sopra il Crescentone hanno rovinato questa parte che ovviamente storicamente è stata salvaguardata e non è ancora rovinata e sbrecciata. Tripudio generale, feste, gaudio, al balcone del comune viene stesa la bandiera tricolore, si affaccia il sindaco della liberazione, che era Giuseppe Dozza, si affaccia il generale Anders, che aveva chiesto che venisse anche il cardinale Nasali Rocca, che era sempre soggiornato in città, aveva difeso la città dai bombardamenti, aveva ottenuto che Bologna non fosse più bombardata nell'inverno del 1945, per cui all'interno c'erano un 100.000 persone e poi c'erano 15.000 mucche nascoste nelle cantine per poter sovvenire a questa popolazione. Purtroppo però la guerra civile non finì col 21 aprile del 1945, ci furono tanti morti, almeno fino al 48 anche nella nostra città, quindi è un dovere ricordare anche le persone che morirono per la rabbia del popolo, per i tanti soprusi che vennero perpetrati anche a titolo di vendetta. Raccontarci questa pagina di storia, purtroppo molto dimenticata, è sempre Monsignor Giuseppe Stanzani. Quando ci sono delle armi in mano si chiama guerra civile, perché immediatamente qualche pistola viene usata, qualche fucile di troppo viene usato, le furche vengono usate, e quindi si continuò per un buon anno sempre a eseguire furtivamente qualche vendetta privata, che sicuramente erano cose comprensibili, rispondevano a vendette operate durante il ventennio, ma erano anche altrettante scaramucce o vendette personali che, accumulate, si rimediavano dei conti personali o familiari dentro a un momento di passaggio di potere. Un fenomeno particolare che merita una parola specifica è quella che riguarda i sacerdoti. A Bologna ne furono uccisi 22, sia da parte dei fascisti sia da parte dei partigiani. Perché ci si accanì così tanto contro il clero? Contro il clero perché naturalmente tutti erano diventati nel ventennio allineati. E il clero era in mezzo al popolo e quindi qualcuno aveva anche guidato la collaborazione, qualcuno se n'era stato un po' meno. Abbiamo Don Primo Mazzolari, di cui il Santo Padre adesso va a visitare, e quello era una tromba dello Spirito Santo da tutt'altra parte. Ecco, ma abbiamo anche qualcuno che immediatamente era, diciamo, più vicino al suo popolo o si prestava per una collaborazione. Questo naturalmente è costato ai preti, prima che venisse la fine della guerra, un'esecuzione sommaria, e anche dopo, quindi da parte dell'uno o dell'altro, a seconda se si difendevano i partigiani o se si erano difesi i fascisti.
Purtroppo quindi anche i partigiani non furono immuni da questo abbruttimento che determina, che porta alla guerra, ma noi abbiamo raccolto una testimonianza più ampia da parte di Monsignor Giuseppe Stanzani, che andrà in onda sempre questa sera, subito dopo questa edizione del TG e poi ancora alle 21. Rimaniamo sulla visita che la Presidente della Camera, Laura Boldrini, ha fatto oggi in città, dopo essere stata in Piazza del Nettuno, ha visitato anche il murales che è stato realizzato alle scuole Bombicci in Via Turati, che è stato inaugurato ieri. Poi c'è stata anche un'ulteriore tappa a Villa Spada, dove sono sepolte tante donne, un centinaio di donne che hanno contribuito anche loro alla lotta partigiana. Ma andiamo a sentire, ritorniamo alla giornata di ieri, dove è stato inaugurato il murales dedicato a Irma Bandiera. Il nostro Mario Giuliante ha intervistato il presidente del quartiere Porto Saragozza, Lorenzo Cipriani. Ma Bandiera non è solo un'eroina nazionale, perché la sua leggenda esce anche fuori dal confine della città di Bologna, ma era una nostra cittadina di questo quartiere, del quartiere Porto Saragozza. Non era strano vederla alla cassa del negozio della sorella in via Vittorio Veneto, viveva qui in via Gorizia, è stata uccisa nella strada che ora porta il suo nome e che va verso il Meloncello. Quindi siamo orgogliosi che una delle scuole del nostro quartiere, le scuole dedicate a Luigi Bombicci, una scuola elementare che già fa tanti lavori sulla resistenza, che è stata la scuola di Roberto Weiss, il figlio di Arpad Weiss, lo storico allenatore che ha vinto 2 scudetti con il Bologna e che poi è dovuto scappare da questa città per via delle leggi razziali. Da oggi e per tutti i giorni a venire le bambine e i bambini che verranno a questa scuola potranno vedere il volto e gli occhi di Irma e sentirlo anche come un esempio per il proseguo della propria vita. L'esempio è quello per il quale gli interessi della collettività prevalgono anche sugli interessi del singolo, e in un momento di grande individualismo io credo che l'esempio di Irma Bandiera non serva solamente ai bambini che devono essere formati, ma serve soprattutto agli adulti, perché sono gli adulti quelli che fanno i danni, non i bambini. Il 25 aprile dovrebbe essere, come ha detto anche il sindaco Merola, un momento in cui la comunità si riunisce e trova i momenti dell'unità. Perché è solo se stiamo insieme, come diceva Enrico Berlinguer, che riusciremo ad andare avanti e uscire fuori anche da quelli che sono i momenti di difficoltà, non certamente andando uno per uno alla ricerca della propria personale salvezza, perché non è quello il modo. Chiudiamo questa ampia pagina dedicata alla festa della liberazione, andiamo a parlare invece dell'assessore regionale alla sanità Sergio Venturi, che attacca il presidente dell'Ordine dei Medici di Bologna Giancarlo Pizza in quanto ritiene che è discutibile l'obbligo di vaccinazione e ritiene grave questa posizione perché viene da chi dovrebbe proteggerci dai medici stregoni e sanzionarli come ha fatto il suo collega di Treviso e come indica chiaramente la Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici, ed è grave perché rappresenta un'istituzione. Queste le parole postate dall'assessore regionale Venturi su Facebook, che sottolinea che oltre a non ritenere allarmante il fatto che l'attuale copertura vaccinale sia scesa sotto il 95%, soglia minima di sicurezza per la collettività stabilita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, il presidente dell'Ordine dei Medici di Bologna giudica controverso l'obbligo vaccinale stesso e si dice preoccupato per l'intervento della magistratura. Insomma, anche la posizione del presidente dell'Ordine dei Medici non può dirsi legittima, è un grande professionista, quindi quello che sostiene è comunque certamente degno di rispetto. Cambiamo ancora argomento, andiamo a parlare invece di un ciclo di conferenze dedicate al tema del bullismo promosso da Agimap Italia Onlus, che vedrà, insomma, sono conferenze cittadine a partire da sabato in Cappella Farnese, aperte a tutti, aperte agli studenti, aperte alle famiglie. A presentarci questa iniziativa che precede le mini Olimpiadi, note ormai a tutti che ci saranno il 6 maggio, a raccontarci di questa iniziativa era ospite nella prima edizione del TG Monica Zambelli di Agimap Italia Onlus. Il bullismo è una piaga che può sconvolgere la vita di un ragazzo, anche di un bambino, di un'intera famiglia e anche di una comunità. Per cui il bullismo agisce in modo silente e noi abbiamo voluto, come associazione Onlus, portare all'attenzione dei ragazzi, ma anche dei genitori e degli educatori, questo tema. Perché il bullismo si può sconfiggere. L'obiettivo che abbiamo noi oggi con questo ciclo di conferenze è informare, rendere più consapevoli i ragazzi
di questa insidia che esiste e dare qualche arma in più ai genitori per imparare a conoscerlo ed eventualmente, spera di no, comunque ad affrontarlo. Il 29 aprile, nella mattinata, un sabato, la Cappella Farnese. Qui si svolgerà la prima conferenza del ciclo e qui sono invitati sia i ragazzi che i genitori. E si tratterà l'aspetto del bullismo, avremo anche la partecipazione di delle scuole Zanotti che hanno realizzato un video e anche del liceo, dell'Istituto Maestre Pie che anche loro hanno realizzato un video sull'argomento. Importante sarà la partecipazione anche di rappresentanti della Polizia Postale che potranno spiegarci meglio anche le logiche del cyberbullismo. Una nota per chi ha intenzione di recarsi domani sulle coste della Romagna, infatti è stata attivata per 12 ore dal mezzogiorno di domani alla mezzanotte una fase di attenzione per lo stato del mare sulle coste dell'Emilia Romagna. È quanto si legge in una nota della Protezione Civile regionale. Nel dettaglio viene osservato a partire dalla seconda parte della giornata di mercoledì si prevede un'intensificazione dei venti da sud-est sul mare che diverrà molto mosso al largo con altezza dell'onda superiore a 1,80 metri. Secondo l'allerta di Ramagna dalla Protezione Civile possono essere localmente sommersi i moli, le banchine portuali, le dighe foranee e risultare difficoltose le attività che si svolgono in mare ed il funzionamento delle infrastrutture portuali. È ripresa invece dal mare, passiamo ai treni, è ripresa alle 13.40 con il nulla osta dell'autorità giudiziaria la circolazione ferroviaria tra Bologna e Castelfranco Emilia sulla linea convenzionale Bologna-Piacenza. Dopo lo stop per l'investimento di una persona, un probabile suicidio avvenuto alle 11.15 tra Castelfranco Emilia e Lavino. E quanto si legge in una nota di Trenitalia, il treno direttamente coinvolto, il regionale 11.535, in viaggio tra Piacenza e Ancona, era stato autorizzato a riprendere il viaggio con i passeggeri a bordo alle 13. Complessivamente hanno registrato ritardi tra i 20 minuti e le 2 ore 5 treni Freccia Bianca, un Intercity e un regionale. Inoltre due regionali sono stati cancellati interamente, 6 per parte del percorso. Nessuna ripercussione invece sul traffico della linea alta velocità Bologna-Milano. Ci fermiamo qui, ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione torna domani mattina con la rassegna stampa delle 7. Grazie per averci seguito, buona serata, vi ricordiamo lo speciale con l'intervista a Monsignor Giuseppe Stanzani sul giorno della liberazione. Buona serata a tutti.